Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Salve, come sta? Non faccia! Grazie Mandrillo, grazie! Tutto bene, guys, tutto bene. Sì, mi ha detto che... andate in giro voi durante la sera, sai quante vacche trovate in giro? Soprattutto adesso. Bov, abiti in montagna. Soprattutto adesso d'estate che sono tutte mezze svestite come delle vacche. Poi si lamentano che le violentano, cazzi loro. Questa è una cosa. Allora, signore di Twitch, io quello che ha detto questa signora mi dissocio immediatamente e totalmente. Rispetto per le donne. Rispetto per... Oh! Oh! Merda, che cecchinata col caccia! No, bravo, dai, siamo rovinati. Siamo rovinati, via, dai. Dai, ragazzi, siamo rovinati. Devo fare 8 per vai, forza. Vai, vai. Sono le pizze che va. Siamo veramente rovinati, ragazzi. Al lancio dei dadi. Che Dio ci benedica, perché qua è brutta. Vai. Ma non è che sono truccati? Ma sono truccati. Oh, sono truccati! Quanto ho fatto? 4 e 4, 8, ragazzi. No, sono veramente truccati. No, dai, non ci credo. Cioè, mi hanno fatto 8, 7, 6. Ah, ragazzi, sono truccati. Io cosa vi devo dire? Ma puoi rifare, per favore. Dai. No, no, assolutamente sì, no. Dai, 8 mi sembra un po'. Io le lascio la palla, guardi. Ma sono triangoli tra le palle. Abbiamo un 6, ragazzi. Questa 8 e 8, cosa... ragazzi. Porca vacca. Ok. È vero che qua c'è il camion slurp, me lo dimentico sempre. Ottimo. Arrivo verso di lei. Vuoi ritornare da qua? Ok, vabbè. Ma non lo so, adesso secondo me... Porca puttana! Quando parli nella mia trasmissione, senza ridere, ci parli in un certo modo nella mia trasmissione. Sì, io sto lavorando e questo ci permette di campare e di andare avanti. Prima di pensare, attiva il filtro. Ma io posso detto. Dici le stronzate che no. Di sbagliato? Porca puttana! Attivalo il filtro, visto che stiamo lavorando. Allora, spiegami cosa ti ho detto di sbagliato. Questo lavoro, quindi è normale che ci ha anche dato qualcosa indietro. Cioè, vero. Sia a livello proprio personale. Assolutamente. Sono tante cose, dai. A me è una cosa che fa un sacco piacere, non so se, ma succederà sicuramente anche a voi, è ogni tanto leggere i messaggi, magari privati sui social, su Instagram, dove semplicemente ci ringraziano per sì, quello sì, che facciamo. Vero, cioè, no, per esserci presenti. Per esserci presenti. Questa cosa succede sempre di più, succede. E certo. Tra l'altro... se la regia mi dice che ci siamo, c'è un momento adesso particolare, perché sta per entrare con noi. Penso fondamentalmente. Ma che non sta montando un sound, Ma non manca molto per il mercatizio, 9 minuti, raga. Abbiamo il piano B comunque. Il piano B è, se non dovesse esserci, ci fiondiamo in un posto al chiuso. Ci sono mercatini al chiuso, chiaramente, sono negozi. Anche lì lo devi trovare, perché è agosto. Sì, però è più facile sapendo gli orari. Va bene. Ho fatto una stronzata. Sono salito su un albero senza volerlo e ho voluto rimanerci per un secondo. Non andava fatto. Altro magari ci non mi hanno visto. Va bene così, comunque. Abbiamo fatto una valanga di punti. Non lo so se siamo in top 100, raga. C'è italiano al mondo. Che roba! Aspetta che quando trombo mi metto dietro sul lettino tutte le carte PSA 10 e dico... Cioè, non ho capito che cazzo me ne frega a me del PSA 10.
a voi mettere. Non ansima così. Se muoio così mi incazzo. Mi devi succhiare il cazzo, figlio di puttana. Figlio di puttana, mi devi succhiare tutta la cappellona, dalla parte alta fino all'ultimo pelo del secondo coglione. Stronzo. Molto bene. Le corde? Sa se non sono... cosa vuol dire le corde si inceppano nelle lame? Ah! Grazie, amore mio. Mi fa spaventare ogni volta. Attenzione, mi sta sul cazzo che quando mi sei sembrato un po' in ipertensione, no, amo. Parlo io, devi sempre metterci il becco. Fatti i cazzi tuoi. I cazzi tuoi che io me ne so gestire le mie cose. Tu fatti i cazzi tuoi che io mi faccio i cazzi miei. Se fosse un terrone da parlare così. Innanzitutto che l'ha parlata terrona. Minchia, baciamo le mani. Lo conosco. Sì, penso che il problema è se prendono 10, John. Ah! Dai. Allora, che cazzo mi urli? Cazzo mi ha detto che mi tocca Vincenzone. E ha già qualche idea? Storia sta già ridendo. Perché sta ridendo? Non è facile. Io picco per il cuore, ragazzi. Picca Ambu! Ambu, io però cambierei un po', nel senso, cioè... L'ha presa proprio alla fine per disperazione. No, attenzione, io l'ho presa una volta per tutte. Io l'ho presa alla fine perché sapevo che nessuno lo prendeva. Quindi ho detto, mi prendo prima le picche che magari sono più combattute. Lei sta veramente ribaltando una frittata che non ci sta nella padella, quindi stia attento. Calma. Ho detto, mi prendo prima un po' di gente che magari gli altri vogliono, e poi mi vado a prendere Ambu, che è il mio amichetto del cuore, no? Che miseria, Ambu! Eccolo lì! G1, Ambu, 20.999! E ce lo portiamo! E me lo porto in finale. Secondo me andrò in finale. Sì, Pippo, non ti preoccupare, caro. Carlitos.mt Carlitos.mt? Yes. Esattamente scritto così come l'hai pronunciato? Sì, perché? Perché lo tracchiamo subito? Carlitos.mt Mi date un check per cortesia? Ah, magari semplicemente gli ha ballato perché l'hanno pushato hard. Allora, dovremmo esserci, raga. Dovremmo esserci. Ci siamo. Minchia cazzo culo. Merda vaffanculo. Allora, suo compagno di bevute e di viaggi, John, si è preoccupato di portare altri due mozzi sulla mia bagnarola. Venite! Questa sera offro io una bel barbecue a base di carne di cervo che non so da dove arriva. Mi chiedo scusa. Io... sembro io dopo due vodka. Aspetta, no. Vi chiedo scusa, non...